Siamo stati assenti per un po', penso che un po' tutti sappiate cosa è successo per chi ci segue e non vorremmo toccare l'argomento. Siamo rimasti un po' assenti, però sappiamo bene che la vita va avanti e quindi dobbiamo andare avanti. Per questo evitiamo di toccare l'argomento perché è veramente difficile parlarne. E vi aggiorniamo un po' su dove siamo ora e cosa stiamo facendo. Siamo partiti dalla Sardegna e siamo partiti non da molto tempo, siamo qua in Francia adesso, da 3 giorni soltanto. E abbiamo trovato all'ultimo un posto di lavoro, cioè all'ultimo, Il primo posto di lavoro, il primo posto che la prima c'erano. azienda che ci ha detto di sì, abbiamo deciso di partire per reagire, insomma, a questa situazione. E quindi ora ci troviamo in Francia e abbiamo iniziato 2 giorni fa a lavorare nelle vigne e sarà un lavoro che ci occuperà un mese di tempo. Abbiamo scelto appunto di stare un mese qui e non di più. Abbiamo scelto un lavoro che richiedevano personale solamente per un mese perché noi la nostra idea rimane la stessa, quella di partire a lavorare in Svizzera per la stagione, cercando di ottimizzare il tempo al meglio perché ovviamente vogliamo viaggiare, quindi dobbiamo riuscire a ottimizzare il tempo. Quindi qui in Francia rimarremo solo un mese e poi ci sposteremo a luglio, agosto, settembre, forse in Svizzera per cercare di lavorare lì per 3 mesi. L'azienda per cui lavoreremo il mese di giugno, si occupa di vigne e lavanda principalmente. Quindi abbiamo iniziato a lavorare 2 giorni fa e ora stiamo facendo, non so come si chiama in italiano, le pampraj, non so come si possa chiamare in italiano. Snellendo le piante, stiamo Sì, stiamo snellendo, togliendo, pulendo le piante. esatto, per lasciare solo i rami che andranno a dare i frutti per la vendemmia, ovviamente. È un lavoro che io personalmente non ho mai fatto. Io nemmeno. Abbiamo lavorato, per me è la prima esperienza all'interno, cioè nell'agricoltura. Da una parte è molto faticoso perché comunque rimane molto fisico come lavoro, però da un altro lato è bello perché comunque si è a contatto con la natura, c'è il sole, quindi stai all'aria aperta e poi i proprietari sono molto gentili e molto attenti, tra l'altro lavorano con noi e sanno cosa significa lavorare la terra e quindi sono Si più preoccupano. sensibili da quel punto di vista. Sì. Sono le 7 meno 10 e sta iniziando una nuova giornata di lavoro in vigna. Ora stiamo facendo appunto questa pulizia del tronco della vigna e poi le stiamo sollevando con non so i termini in italiano, quindi non ne ho proprio idea come si dica. E quindi stiamo facendo questi due lavori, poi normalmente dovremmo anche lavorare Nella nella lavanda, lavanda, vedremo un po', anche ancora se ci ha non. detto che è ancora più difficile, più faticoso. Stai molto basso. A livello fisico è abbastanza faticoso. Perché noi pensavamo, quando parlavano di lavanda, pensavamo a proprio i E i campi fiori? di lavanda, invece no, sono le Sì. nursery, dove crescono Tipo quello che sono facevamo in in Norvegia. Norvegia, però qui è diverso, è tutto più piccole dimensioni, non è un'azienda grande, è gestione familiare, quindi rimane tutto un po' più intimo, più umano. E quindi questo mese saremo qui, il mese di giugno siamo qui fermi a lavorare, poi ci sposteremo
in Svizzera, come abbiamo già detto, il mese di luglio, agosto, sperando di trovare, per ora non abbiamo ancora nessun lavoro certo, però sperando di trovare qualcosa di interessante da fare almeno 2 se non 3 mesi. Facce sconvolte, stanchi, finito la giornata, adesso sono le 4:30-5:20. Domani alle 6. Domani faremo dalle 6 del mattino fino all'1 e poi saremo liberi. Perché c'è troppo caldo. Sì, sta iniziando a fare davvero caldo e quindi abbiamo preferito iniziare prima la mattina e poi avremo tutto il pomeriggio libero per non fare niente, riposarci. Al fresco. L'azienda per cui lavoriamo ci ha lasciato un terreno a disposizione per parcheggiare il camion, per parcheggiare Zinzi, molto bellino, poi vi faremo vedere. Siamo vicino a un fiumiciattolo e quindi rimane fresco e allo stesso tempo in mezzo agli alberi, quindi è veramente molto bellino. Non c'è molto in questa zona, sono soprattutto vigne, sono solo vigne, il paese è un po' più servito, è a 20 km da dove siamo. Quindi infatti oggi siamo venuti a fare un po' di spesa nel paese che si chiama D. D è un comune francese situato nel dipartimento della Drôme, nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, nel massiccio del Vercors, a 67 km a sud-est di Valence. Tra il 285 e il 305, periodo nel quale l'impero romano entrò in una fase di crisi, fu costruito intorno alla città un muro fortificato che racchiudeva un'area urbana di 25 ettari. Questo muro è lungo poco più di 1 miglio. Nella sua costruzione furono utilizzati frammenti di monumenti funerari. All'interno delle sue mura ogni sabato si svolge il mercato. Piccoli produttori e artigiani espongono i loro lavori, un punto di ritrovo per assaporare e godere dei prodotti e colori locali. Il primo vescovo dell'antica diocesi di D fu Nicasio nel 325, uno dei soli 5 vescovi dell'impero romano d'Occidente a partecipare al primo concilio di Nicea. La diocesi fu poi unita alla diocesi di Valence nel 1276, separata alla fine del XVII secolo e infine soppressa durante la Rivoluzione francese. Dove fanno questa famosa Claret de Die. È un tipo di champagne, tra l'altro sì. I proprietari, che vi abbiamo detto che sono molto gentili, quando hanno scoperto che non sapevamo che cosa fosse, hanno deciso di regalarci una bottiglia che adesso ce l'abbiamo chiusa in frigo, però nell'occasione giusta. Molto leggero come prosecco, una specie di prosecco, sì, a 5 gradi ha detto, nemmeno 5 gradi. Quindi... più o meno come bere una birra, accompagna il dessert come vino. Esatto, sì. E qua ce ne sono tantissime, praticamente questa parte della Francia vive di quello, sono tutti agricoltori, sì. Infatti per strada vedi soltanto vigne, c'è anche qualche campo di lavanda. Molti ragazzi francesi vengono a fare la stagione qui con i furgoni. Non solo, abbiamo visto che ci hanno detto anche che ci sono molti italiani, soltanto oggi che siamo andati a fare la spesa lì al mercato di ho visto due camper italiani di ragazzi giovani che sicuramente anche loro si saranno qui per lavorare. Sì, perché in Francia, al contrario dell'Italia, comunque nell'agricoltura si riesce a trovare abbastanza facilmente e soprattutto è pagato meglio che in Italia il lavoro nell'agricoltura in Francia. E quindi poi ti fanno un contratto lavorativo, insomma è tutto in regola e, come ha detto Sebastiano, i salari sono diversi dall'Italia. Sì, sono, come si può dire, onesti, sì, sono onesti, non c'è sfruttamento da quel punto di vista. Certo, il rapportato agli stipendi della Svizzera è poco, però per essere in Francia... rapportato a quelli italiani, vabbè, è onesto. Neanche lo prendo come metrica di paragone, perché proprio...
Ora ci siamo spostati qui vicino a un fiume, qua sono solo fiumi, e abbiamo trovato questo parcheggio molto bellino e staremo qui questa notte. Ce ne rendi conto in base alla pecora. Sebi sta controllando il terreno per passare la notte. Comunque siamo a fianco a un fiume e c'è un bell'acquazzone che sta per arrivare. E da quando siamo arrivati praticamente fa la mattina bel tempo e la sera piove. Anche ieri ha piovuto tantissimo. Com'è? È che poi è più in piano. Però c'è l'erba alta. Meglio. Minzi, sta lampando tantissimo. Comunque con mano non avremmo mai potuto farla una cosa del genere. Ho messo i tacchetti sotto le gomme per renderci conto delle dimensioni. Cioè io sono alta quanto la porta. Cioè è la porta che arriva alla testa. Siamo entrati in fretta e in furia in camper perché sta arrivando una bella bomba d'acqua e inoltre ci sono fulmini, quindi siamo subito andati al riparo. Però il posto è molto bello. Cos'è? E con il fatto che siamo così alti riusciamo a vedere il fiume bene, con un altro camper non ce l'avremmo mai fatta. Ecco l'acqua che sta arrivando e lì abbiamo il fiume. Non siamo più abituati agli spazi piccoli, infatti abbiamo tutti i mobili strapieni di cose, non sappiamo dove ritirarla. Poi siamo partiti dalla Sardegna, che mia madre ci ha dato un sacco di cose pronte, formaggi, parmigiane, lasagne. E poi abbiamo fatto un po' di spesa anche oggi perché dove lavoriamo non c'è niente vicino, c'è un negoziato a 3 chilometri. Quindi abbiamo fatto un po' di scorte per stare tranquilli tutta la settimana e abbiamo gli armadi e i frigo strapieni di roba. Poi domani torneremo nel terreno dato in disposizione per rimanere questo mese e il fine settimana probabilmente ci sposteremo in zona a vedere un po'. Vedremo, comunque vi porteremo con noi, vi faremo vedere il lavoro che stiamo facendo, magari nei prossimi giorni riusciamo a filmare qualcosa e per farvi scoprire anche un po' la zona che è molto molto bella. Siamo appena rientrati nel posto di lavoro, stamattina ci siamo svegliati lì vicino al fiume, posto bellissimo, tranquillissimo. Abbiamo pranzato lì e ora siamo rientrati passando in tutti i paesini tipici perché sono molto molto tipici, in pietra, case in pietra, lungo il fiume perché qua ci sono moltissimi fiumi, tra cui la Drôme e la Roanne, che sono due fiumi importanti. E ora siamo rientrati e inizia da domani la nuova settimana lavorativa. Siamo nel terreno, ora carichiamo l'acqua così siamo tranquilli per tutta la settimana. E vi facciamo vedere un po' cosa c'è nel terreno dove siamo parcheggiati.
i proprietari di dove lavoriamo hanno messo a disposizione questo terreno e non tutti hanno la fortuna di avere un camper dove c'è appunto il bagno, insomma tutti i servizi necessari, e quindi loro hanno messo a disposizione questo bagnetto dove c'è appunto l'acqua calda, la doccia, il gabinetto, poi c'è il un po' tipo i campeggi, qua c'è un lavandino con acqua calda e acqua fredda per poter lavare i piatti, eccetera eccetera, poi qua c'è il frigo, un tavolino, un altro tavolino e le sedie che le abbiamo prese lì in fondo dove siamo. Tra l'altro, per chi non è munito neanche di un posto dove dormire, loro mettono a disposizione una roulotte giusto per avere un appoggio per la notte, non ha corrente, non ha niente. Apro. Un'altra giornata di lavoro finita, abbiamo le formiche in camper, per fortuna abbiamo comprato il prodotto, quindi sì, le faremo fuori. Si vede la bronzatura da campagna. Stamattina abbiamo iniziato, ci siamo svegliate alle 5, abbiamo iniziato alle 6, abbiamo fatto dalle 6 all'1, quindi per oggi dovremmo, per oggi abbiamo finito, non dovremmo, siamo cotti. E c'è caldo. Sono 28 gradi. Infatti adesso stiamo provando l'aria condizionata perché non l'avevamo ancora provata. È molto semplice, basta accenderlo da qui e poi direttamente si può gestire col telefonino, quindi le impostazioni di temperatura e di durata, perché anche il timer, volendo, per farlo spegnere automaticamente. Grazie alla batteria lo si può anche portare ovunque si vuole senza aver bisogno di dover attaccare alla corrente elettrica. Quanti gradi ci sono dentro? 27, 28, perché abbiamo sto aperto, abbiamo i portelloni aperti. Sì, abbiamo i portelloni aperti. E c'è il sole puntato. Adesso ve lo facciamo vedere, però l'abbiamo acceso comunque perché almeno rinfresca un po' l'aria. Oh, rinfresca manetta. Che poi l'idea iniziale di questo ventilatore era quello di metterlo in camera, solo che sotto il letto non ci sta, quindi lo stiamo lasciando sotto il tavolo. Per ora. E poi, vabbè, comunque quando avremo la necessità di utilizzarlo per la camera lasceremo le due porte aperte, così rinfresca tutto. Sta davvero, già in 2 secondi che l'abbiamo appena acceso, è già rinfrescato.